Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in uno degli episodi finali di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. Come avete visto dall'introduzione è il capitolo 10, siamo alle battute finali e cominciamo subitissimo questo episodio con uno degli ultimi boss che incontreremo, ovvero Robonian 28. Alla faccia direi. Come vedete siamo al punto più alto di quest'isola. Entriamo e diamo il via a una delle ultime esplorazioni. Carino il posto. Sul serio, guarda che bello. Bene, dirigiamoci allora verso l'uscita, dai. Bello però ragazzi, io apprezzerei un momentino l'architettura. Carino davvero questo posto. Lo scudo più potente questo, vai. Vai, 107 di difesa quello scudo. Questo è un pezzo di moneta, non ci faccio nulla. Bello raga, mi piace un sacco sto posto. È un po' che non affrontiamo Robonian. Sarà lo stesso di Blaster 1? Sì. È lo stesso ragazzi. Proprio lo stesso. Ma ci picchia, aiuto. Eccolo che inizia a volare. Aiuto. Si è abbassato. Pensavo che... Oh cavoli. Non l'ho proprio visto arrivare quello. Cavoli. Parte che anche se gli andiamo dietro a colpirlo può sempre farci del male. Perché le code dietro che sono dei... dei trapani. Ok. Ma no, cosa? Perché lì? Che tu sia maledetto, Robonian. Vai. Fai del male. Fai del male. Che insegnamento. Aiuto. Bene. Grande Koross. Avete visto Koross che ha caricato una slenga? Distrutto. Mi salto per poco? Beh ragazzi, in un videogioco per cosa ti dovresti saltare? Per la vittoria. Se devi vincere a un videogioco ti salti per quello in quel momento, no? Stai giocando. Dite che è poco e chi se ne avvantaggerà? Più family friendly di così non posso essere. Anche Robonian come oggetto per due era, se non sbaglio. La medaglia di Robonian non è cosa da poco. Molto bene. Ah ok, questo qui è sforbifuoco, mi pare. Avrete sicuramente notato che il livello della squadra è 38, non tanto per l'equipaggiamento che ho trovato, ma per i livelli degli yokai che sono al 44 tutti, tranne Krinikoma e Koma-san e Jibanyan al 45. Perché ho trovato una bambola nera nelle slottate e mi ha dato 200.000 sfere oni. Quindi ho fuso un po' di pietre per combattere gli yokai più forti, gli Enma. Ho fuso quelle degli Enma e poi ho aumentato il livello degli yokai. Vabbè, questo è facile. Non è che mi sta più di tanto simpatico. Però comunque sia un Energy Max, fa sempre male, Vabbè, dicevo, il suo fa sempre male, anche se hanno yokai minore. Che però ha dato problemi in Yo-Kai Watch 2. Non è da negarlo. Il prossimo boss è Castelio. O Castelius, uno dei due. Anche se mi pare che si chiamano tutti Castelius e non Castelio. Vabbè. Ci siamo. Però questi boss così, ragazzi, non è proprio... Tanto appagante sfidarli, però bisogna farli. Come mi ha preso? Di grazia? Come mi ha preso? Me lo dite per favore? Non lo so. Mi ero spostato il più possibile, ma a quanto pare mi ha preso ancora. Ovviamente. È
È Black Kathleen. Oh. Wow. Pronti. なんだと？いや。やってくれたな。E dunque, è pronta signorina? Signora, oramai, c'hai figlia, sposata. Ma la stavo colpendo, non capisco. Omae tachi no kachi da. Yahari, kono onna no chikara teido dewa kanzen fukkatsu to wa ikanakatta na.消えるとしよう。この女を道連れに。ここまで来たのに、クソ！嫌だ！母ちゃん！一つだけ助ける方法があるにゃん。あいつの方から出て行かせる方法、これだにゃん！何？まさかそんなことしたら！今しかチャンスはないにゃん！なんだと？これがバンバラヤーの宝玉。お前たちの方から差し出すとは。くっくっくっ。力をもらったぞ。確かに、もうこいつはいらんな。ふっかちゃん！ありがとうよ、ジバニアン。これであいつは完全復活した上にさらなるパワーを手に入れたってことさ。世界が大変なことになるよ。こんなことみんなのこと信じてなきゃできないにゃん。ジボニャン、お前ってやつ、この力だ。私が屈辱に耐えながら3000年も待ち望んでいたのは、バカな奴らだ。この宝玉さえあれば、この世を思い通りにできたものを。世界よ、
待たせたな。他人のことなんて気にせず、みんな好き勝手に自分のことだけを考え、自由に欲望のままに生きられる世界なんて素晴らしいのだ。ああ、早くそんな世界にしてみたい。さっさとここを出ていくとしよう。だが、その前に、うるさいこいつらを蹴散らしてくれる。そんなことさせないにゃん。絶対に絶対倒すにゃん。そうだ、こいつは、こいつだけは絶対に外の世界に出しちゃいけない。ジバニャン、手を貸すぞ。ブンドリ一家が仲間だ。よっしゃー。っていうか、望むところなんですけど。おう、行くぜ、ジバニャン。行くにゃん。よし、みんな、ジバニャンに続け。ウィス。愚か。叶えんです。欲望のままに生きよう。ok, potrebbe essere pauroso questo. Ecco, dai, riprenditi, Cibanian. Che è questo? Lo yokai oscuro ci mancava. Sì, però ragazzi, non può essere così, cioè davvero è forte, ma no, per finta. Accidenti a lui. Ok, pesci, pesci. Levatevi, levatevi, ragazzi. Levatevi da lì. Ah, devo fermarlo prima. Dannazione. L'ho capito tardi, l'ho capito. Mentre si carica, è ovvio, no? Ok, l'aria protetta, l'aria protetta. Eccola. Qui, venite qui, dannazione a voi. Vai, ora, ora, vai. Dai, Energy Max, caricati. Vado con Blaster, ragazzi. Non posso fare altrimenti. Devo sconfiggerlo a tutti i costi. Arrivato a questo punto, non posso perdere. Ah, riprenditi. Dai, ma ero fuori. Cioè, mi ha preso per cosa? Carica questo, bravo. Carica. Mannaggia. Carica. E carica, bene. Qui, 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 qui. Vai, qui dentro, venite, forza. Bene, vai. È andato. C'è in solo modo. Ma anche no. Meno male, un tesoro per due. Sperando che ne valga la pena per suo tesoro. Se no... No, ragazzi, ho dovuto per forza usare il blaster, non potevo fare altrimenti. Era davvero tosto. Davvero, davvero difficile da mandare giù. Ma meno male che mi sono accorto che... Tardi, però... Mi sono accorto che dovevo caricare un attimino la barriera. Quindi l'ho scampata proprio all'ultimo. La prima volta. La seconda.一つ聞いてもいいか。お前はなぜこんなことをしていたんだ。本当の狙いは何だ。言ったはずだ。この世のすべての欲望を満たすのだ。私がまだ小さな壺の妖怪だった頃、
持ち主の少年の願いを叶えてやったのだ。それは喜んでな、大はしゃぎさだが望みを叶えた少年はどこかへ行ってしまった。友達だったのに。叶え続けるのだ、望みを。世界中の。叶えなければ皆私のもとを離れていってしまう。あれ、私は何をしたかったんだっけな。あの少年はどこへ行ったのかな。ecco un'ulteriore chiave per andare ancora più in alto, o meglio per aprire l'ultimo labirinto, credo, ragazzi, ma l'uscita di questa stanza, guarda. Ma come? Cercava l'uscita e invece c'è il tesoro qua davanti agli occhi. Dice, non riesco a trovare l'uscita, ma c'era il tesoro. Ma quello è una montagna d'oro. Chi immaginava che il pirata Billy l'avesse raccolta e nascosta in un posto del genere? Sono stata una ladra per molti anni, ma vedere un tesoro del genere è una cosa incredibile. Bene, prendiamone tutti quanti una parte allora. Sì, a te, eccola là. È un terremoto, sì, forse non è bene restare qui. Il problema è che non abbiamo ancora preso il tesoro, però. Quindi che facciamo? Fuga dalla stanza in distruzione? Forza, gente, scappiamo! Ma il tesoro! È più importante il tesoro o che ti salvi la vita, per quanto tu sia un fantasma? Devi avere più cura della tua vita piuttosto che del denaro. Zomborg ha ragione. È vero, dobbiamo scappare. Sì, forza allora. Prendi una moneta d'oro. È oro. Oh. Quanto è? 30 euro al grammo. Quanto vale l'oro? Oggi mi sa che è svalutatissimo. Però sempre qualcosina era. Sembra che qui fuori sia tutto quanto a posto. Sì, ma quel tesoro, ragazzi. Di certo non possiamo tornare indietro a prenderlo. Mi spiace, ragazzi, io ho fatto del mio meglio. Ma cos'ha Koma-san là dietro? Un gelato d'oro! Ah. Ma è d'oro, appunto, è fatto d'oro! Sì. Ho fatto qualcosa di sbagliato, ragazzi. No. Koma-san, il tuo amore per il gelato ci ha salvato. Quel gelato è d'oro e dobbiamo assolutamente venderlo per pagare l'incombenza della base Blasters, o altrimenti ci sbattono fuori. Non ha capito che dobbiamo venderlo, mi sa. Ah, la luce del sole è davvero abbagliante. È un bel po' che non vediamo il cielo, eh? Sì, siamo rimasti in quelle grotte per molto tempo, ragazzi. Manca l'ultima chiave, quindi la inseriamo ora? A questo punto non rimane che mettere l'ultima chiave.
Guardate, la forma dell'isola sta cambiando! Si è aggiunto un nuovo edificio, una nuova struttura. Aspetta, ma quella per caso è una nave? La nave pirata! È una... Sì! È la nave di Billy! Tu, aspetta! Tutta quest'isola in realtà era la nave di Billy? No! Billy, un pirata ossessionato dall'oceano che è scomparso in un labirinto. In effetti, a pensarci bene, quest'isola potrebbe essere una nave che ha viaggiato per tutto il globo. Sì, è proprio così. Oppure volete pensare che sia così, ma a guardarla bene, sembrerebbe proprio che sia così, appunto, che sia una grandissima nave. Enorme nave. Questa parte ve la faccio molto breve. In poche parole, i Blasters hanno chiamato un estimatore di opere d'arte che va a valutare il gelato d'oro che Koma-san ha preso dal tempio. Questo gelato d'oro vale 100 milioni di yen, ovvero il totale che i Blasters devono a Stilossa. C'è un piccolo problema però. Il gelato presenta dei morsi che ovviamente Koma-san ha dato per vedere se era possibile mangiarlo. E a questo punto l'opera viene svalutata a 999.900 yen. E mancano sti 100 yen. Allora Jibanyan dice: Whisper, diamo sti 100 yen e facciamo la finita qui. E Whisper dice: guarda Jibanyan, non mangiamo da 3 giorni. Questi 100 yen ci servono per comprare almeno un onigiri, qualcosa da mangiare. Allora Jibanyan guarda Stilossa e fa: potremmo fare un altro accordo. A quel punto tutti quanti si buttano su Jibanyan per farlo zittire. Non è che possono fare un altro accordo per altri 100 milioni di yen. Quindi insomma la scenetta era piuttosto divertente, ma finisce qui. Ve la dico in questa maniera perché è piuttosto lunga e a leggere tutti i dialoghi si perde solamente tempo, che l'episodio deve comunque sia finire. E c'è un altro spezzone che voglio mostrarvi prima di concludere totalmente l'episodio e passare poi agli extra che verranno caricati domani. Vediamo un po' allora, il primo dungeon nuovo qual è? Abbiamo un boss totalmente nuovo, che è lui, questo che non è da chi sia, e Darknian. Darknian vorrei davvero affrontarlo. Livello 45, sarà molto duro affrontarlo, dico, quel livello a cui sono ora. Però lui potremmo farlo in un prossimo episodio, va bene. Allora, in un prossimo episodio farò qualche extra, qualche boss così extra. Probabilmente inizierò con gli Emma, visto che ho Yami Enma e Enma risvegliato. Quindi farò loro due probabilmente nel primo episodio extra. E poi vediamo come vanno le cose. Ad ogni modo, Kuju, per questo video è davvero tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che troverete pubblicati anche nel canale YouTube. Pubblico anche post inerenti a quando verrà caricato un video. Faccio certe storie così ogni tanto. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!